realtà, amici. Ho trovato questo vecchio televisore vuoto in fondo alla strada. È pesante, ma ne varrà la pena. Oh, ecco dov'eri. Sto per partire per il mio viaggio, Garfield. Riportami qualcosa. Voglio che tratti bene Odie mentre sono fuori. Puoi fare quello che desideri, ma se succede qualcosa a Odie... lo so, niente lasagne fino alla fine di questo secolo. Beh, lo sai. Ci vediamo tra due giorni. Va bene, non darò fastidio ad Odie. Non troppo. Buon pomeriggio, sono Walter Tarkymaster con le notizie per i cuccioli di cane. Questi sono i titoli di oggi. Importante scoperta scientifica nel mondo delle pulci. Il comune ridipingerà tutti gli idranti. Nuovo crollo nei prezzi dei piccoli giocattoli di gomma. Ti è caduto il tuo osso. Fermi, ultimissima notizia. Il comune ha appena approvato una legge che mette al bando tutti i cani. Il sindaco ha ordinato che i cani vengano arrestati e rinchiusi in una piccola gabbia e sfamati solo con uva passa. Sveltati, nasconditi. Arriveranno presto. No, non va bene, ti troveranno. E va bene, cagnolino, sappiamo che ci sei. Via la polizia. Esci con le zampe bene alzate. Che divertimento. Fantastico. Ciao, cagnolino! Cosa c'è che non va? Non ti farò del male! Non sapevo che i cani salissero sugli alberi! Oh, povero cucciolotto! Spero che non ti sia fatto male! Mia madre vedrà se stai bene! Un tempo era infermiera! Garfield, quello che hai fatto è cattivo e spregevole. Hai ragione, Squeak. Ma è stato molto divertente. Oh, andiamo, Squeak. Andrà tutto bene. Odie tornerà a casa tra poco. E poi glielo rifarò di nuovo. Sono molto cattivo. Questo cucciolo non ha niente che non va a Nathan, sta benissimo. Ti posso dare da mangiare? Credo proprio di sì. Sempre se ha fame. Caro, prendi le sardine peruviane nel frigorifero. Qualcosa non va, cucciolo. Ti comporti come se da un momento all'altro ti portassero via la ciotola. Sono tutte tue, le puoi mangiare da solo. Quanto ci mette Odie a tornare? Gli devo fare altri scherzetti. L'ho visto attraversare la strada e... ehi, quel bambino fa parte della famiglia che si è trasferita qui da poco. Forza, bello, prendi il bastone! Sta giocando con Odie a tirargli il bastone. Non ha alcun senso! Quando io gli tiro il bastone, faccio in modo che Odie non torni per molto tempo. Ok, tornerà. Tornerà. Mamma, io e il cucciolo andiamo d'accordo. Posso tenerlo? Posso? Non lo so, magari appartiene a qualcuno. Cucciolo, per caso hai un padrone?
Beh, Nathan, sei stato molto bravo nell'ultimo compito di scienze. Credo che ti meriti un premio. Sì! Ti dobbiamo dare un nome, piccolo. Questo è un libro di nomi per cani. Che ne dici di Rover? Fido? Lassie! Oh, è vero, tu sei un maschio. Che ne dici di Fluffy? Però, questo è un nome stupido. Riesci a credere che qualcuno abbia davvero chiamato il suo cane Odie? John mi ha lasciato nel frigorifero soltanto questa roba qui. Guarda questi ingredienti. Non c'è pasta, non c'è ricotta, nessun sugo al pomodoro. E lo chiamano cibo per gatti? Userò il computer di John mentre è fuori. Odie si è visto. Vedrai che tornerà. Tornerà. Perché non è tornato? Dovrò riportarlo io a casa. Ti piace molto, vero? E ti compreremo altri giocattoli per cani e per cena lasagne. Lasagne! Io mangio scatolette vuote e lui mangia lasagne! Nathan! È la mamma! Torno subito! Odie, svelto! Il campo è libero! Vieni via con me che ti riporto a casa! Non vuoi tornare a casa? Adesso questa è casa tua! Ciao, cucciolo! Mentre sei occupata, posso lavorare al mio nuovo progetto di scienze. È un'ottima idea, tesoro. Stupido cane. Preferire la comodità e le porzioni di lasagne alle torture di Garfield. Beh, non mi mancherà. In realtà faremo di questa casa una zona decanizzata. Non mi importa se non ritornerà più. Cucciolo, mi aiuterai nel mio nuovo esperimento di scienze? Questo è il mio laboratorio, bello. Dove ti trasformerò in uno scarafaggio. Ciao, Garfield. Stavo facendo un'offerta per un pezzo di formaggio. E ho anche guardato i video che John ha fatto qui in casa di te e Odie. Allora, non è ancora tornato? No, e non riesco a capire il motivo. Bene, ti mostro io il perché. Scusami. 8,20 metri, il nuovo record. Non leccare, non leccare. Te lo chiedo educatamente, non leccare. Va bene, l'hai voluta tu. Non aprire prima di Natale. Hai capito perché? Lo intuisco. Ma che differenza può fare? Ora fa la bella vita dai nostri vicini. È inutile, non puoi sfuggirmi. Diventerai uno scarafaggio in pochi istanti. Oh, sembrava un urlo di spavento. Beh, forse è finita la sua mostarda preferita. Non sembra che si diverta molto. No, per niente. Aspettami. Ah,
Tra un minuto sarai uno scarafaggio! Il mondo ha bisogno della mia invenzione! Tutti potranno trasformare i loro cani in scarafaggi! Svelto, dobbiamo fare come ti dico. Perché ti interrompono sempre mentre stai trasformando il tuo cane in uno scarafaggio? Trasformarti in uno scarafaggio! Stavo per... Dove è andato? Dov'è sparito il mio scarafaggio in divenire? Fermo! Che stai facendo? No! Scusa, bimbo. Cercavo il mio amico. Sono stato un po' cattivo con lui ultimamente. Ce l'abbiamo fatta! Che cosa? Mi hai sentito dire che sono stato un po' cattivo con te? No, non intendevo questo. Ultime notizie! Odi il cucciolo è di nuovo a casa e Garfield non gli farà scherzi cattivi per almeno 2 settimane! Facciamo una e concludiamo l'affare!